nuovo video, questo è ufficialmente il primo video dal ritorno in maniera stabile su YouTube, perché prima me l'avevano restituito, poi me l'hanno ritolto per un altro weekend, quindi è stato un caos di emozioni per due settimane in cui essenzialmente mi sembra di non aver veramente vissuto, come se la mia vita mi fosse stata messa in pausa. E vabbè, tutto risolto, non ne parliamo più, andiamo avanti. Questo è un weekend o un vlog molto particolare perché... molto particolare, capirete la particolarità, ma praticamente sono da sola. Jimmy è andato a Prato per il compleanno di sua sorella e ci ha aggiunto un weekend lungo a Vienna con i suoi amici. Sono riusciti a incontrarsi, quindi tutti e tre sono andati, yuppidù. E quindi... sono da sola. E vi dico che è molto particolare perché ho realizzato che io non sono da sola da anni, se non magari un viaggio di lavoro, ok, dove sono in viaggio da sola, però c'erano anni che non stavo da sola per più di 2-3 notti a casa. E cioè... sono troppo felice. Non prendetemi sbagliato, cioè non è che sono felice di stare senza Jimmy, ovviamente mi manca, però sono felice di avere i miei tempi, i miei spazi, stare da sola. Cioè, posso dire che sto bene da sola senza far pensare che ci sia qualche problema con Jimmy? Cioè, anche quando ne ho parlato un po' su Instagram di questa cosa, qualcuno mi ha detto: ah, ma allora si vede che non stai bene con la persona. No. C'è una differenza, cioè io e Jimmy stiamo insieme 24 ore su 24, quindi ogni tanto stare da soli è solo che positivo. E vi giuro, io vengo anni fa da una situazione in cui io non potevo e non volevo stare da sola, perché nel momento in cui io stavo da sola ricadevo nelle abbuffate, cioè fisso, io mi trovavo da sola di anche solo 10 minuti un tempo, mi abbuffavo perché avevo paura di rimanere sola, sentivo la solitudine, mi sentivo abbandonata. Era un periodo veramente veramente difficile e infatti io per anni ho fatto di tutto per rimanere sempre in compagnia di qualcuno, perché avevo paura di rimanere da sola, avevo paura di me stessa e di affrontarmi. E poi diciamo che il primo breakthrough l'ho avuto a Piacenza, dove ero da sola, però lì appunto ho avuto tante ricadute anche a Piacenza, però piano piano ce la facevo e ce l'ho fatta. E sono arrivata a un punto oggi della mia vita in cui da sola dico: oh, che meraviglia! Tanto che sono da sola da martedì. E vi giuro, la prima cosa che ho fatto è stato chiudere tutto, ho detto: io non esco più di qua. Dopo 2 minuti ero fuori a fare aperitivo con una mia amica. Ma dettagli, perché cioè è bello quando arrivi a un punto della tua vita in cui riesci a godere della tua compagnia e stare bene da sola e cercare anche gli altri, un equilibrio, no? Quindi sono molto molto contenta e ho proprio questo spirito positivo. In realtà non sono stata molto da sola, perché martedì pomeriggio, che Jimmy è andato via, alla fine sono stata con la mia amica. Ieri la Vale è stata qui tutto il giorno, perché stiamo lavorando su tantissime cose, tantissime novità di Bloomwell. Sono state tantissime novità in questi mesi, tra cui i podcast, i weekly menu, tantissime nuove offerte, quindi sono super super esaltata, felice, stiamo lavorando tantissimo. E poi oggi è effettivamente il primo giorno in cui sono da sola. Questo per dirvi, in questo vlog sarò da sola, oggi è la fine di giovedì, quindi ho ancora 2 giorni e mezzo e basta, ho finito di lavorare perché appunto sono stata super produttiva, sono le 6:20 e ho già finito. Quindi siccome questa mattina non ho fatto la passeggiata perché avevo delle call molto presto, direi che è tempo di andare a fare una bella passeggiata, andare a fare un pochino di spesa all'Esselunga, cena, coccole, io e Luna, da sola, mi autococcolo, ah in realtà sì, mi dovrei fare le unghie, quindi mi potrei
autococcolare, mi dovrei anche lavare i capelli, quindi decisamente autococcole. E Luna, va bene, gliele faccio anche a lei. E basta, quindi passiamo insieme questi giorni di solitudine felice e spensierata. Stare bene con se stessi, in compagnia di se stessi, è una delle conquiste più grandi che possiamo fare. E ne sono veramente, veramente convinta. Tornata a casa dalla passeggiata, vi ho fatto vedere la spesa che è essenzialmente stata procrastinarmi la cena. Boh, ho deciso cosa mangiare lì per lì e quindi questa sera salmone, che mi tratto bene raga, royal, zucchine che ho già in frigo, un pochino di fiocchi di latte e couscous. Il salmone lo cuocio a bassa temperatura, royal level 2, però... Cioè, sembra una cottura assurda, tipo da ristorante, in realtà è veramente, veramente facile, perché basta avere il macchinario, il chiamato Roner, infili il Roner nell'acqua, immetti il salmone dentro un sacchetto, dovrebbe essere, cioè, idealmente sarebbe sottovuoto, però... Fare il sottovuoto è un po' uno sbatti, quindi io lo faccio un po' raffazzonato, cioè lo metto in un sacchetto e tolgo l'aria. Vabbè, sapete che io ho sempre un po' di disagio. E va da solo, 25 minuti ed è pronto. Non fa odori, viene buonissimo perché mantiene tutto il sapore dentro. Ah, dentro al sacchetto ci metto un po' di spezie, aromi, erbette. E basta, quindi io ora carico su tutto, metto su tutto e vado a farmi la doccia nel frattempo. Yes. Uscita dalla doccia, qua è quasi tutto pronto, qui mancano 10 minuti. E la madonna, così veloce ho fatto. Ciao Lula! Siamo io e te questo week, questi giorni. Sei contenta? Hai già mangiato, Luna? Secondo me sa che sono da sola e può fare leva sul mio buon cuore. Hai già appena mangiato, amore mio. Non so che dire. No. Miau, no. Vabbè. Guerra ora. Una guerra. Quando è pronto, suona. Io tiro fuori. Cotto, zero odori e lo verso nel piatto, essenzialmente. La cosa più facile del mondo. E quindi cena di questa sera, salmone, zucchine, couscous e un po' di fiocchi di latte che avevo già in frigo, in realtà non quelli che ho comprato. E basta, io preparo sempre un po' tutto in quantità un po' più grandi, ma in realtà, cioè non lo so... anche delle zucchine ne sono avanzate nella padella, se mi va le mangio, il couscous se mi va tutto lo mangio, se ne avanza un po' lo metto in una scatolina e metto via. Ah, e volevo far vedere la cottura, cioè si taglia con un grissino perfetto, cioè raga, la svolta. Sono molto fiera di questa cena. Si è cotta da sola. Buona serata a tutti. Ci vediamo domani.
chi è arrivato? Ciao! No, che fusa che vai! Che c'è? Allora, ho un pochino di cose da dirvi. Iniziamo con... Voi sapete che da un bel po' ormai, pochi mesi prima del Covid essenzialmente, ho incominciato ad approcciarmi al mondo del movimento. Quindi sempre di più ho abbinato ai miei allenamenti in palestra, in sala pesi o comunque con i carichi, movimenti del corpo sempre più fluidi e dove imparavo piano piano a muovermi a corpo libero, che non è un po' quella che è la concezione di ora, no? Corpo libero, sì, gli stessi esercizi che si fanno con i pesi, senza pesi, più veloci. Quindi il corpo libero è sempre un po' associato anche a attività cardio. In realtà sapersi allenare a corpo libero non è cardio, ma sono isometrie, movimento del corpo, controllo, tensioni, costanti, insomma si lavora tantissimo e non per forza cardio. E insomma, durante il Covid ho sviluppato questa mia personale conoscenza, consapevolezza, e poi una volta più o meno terminato ho deciso di voler approfondire e ho frequentato un'accademia qua a Milano. È stato molto interessante come percorso, non vi ne ho mai troppo parlato perché ho imparato tanto, però di per sé era più una cosa di formazione, cioè ti davano un attestato di partecipazione nonostante il costo, bello costoso, però più di un attestato di partecipazione non ho avuto, quindi in realtà ho imparato tantissimo perché nel mio programma di allenamento ho messo insieme tante cose che ho appreso, tante cose che già sapevo, creando quello che per me è l'approccio all'allenamento ideale ed è quello che poi propongo alle ragazze di Bloomwell. Però ora, andando avanti nel tempo, sentivo che mi mancava comunque qualcosa, o più che altro vorrei anche una certificazione in questo ambito, oltre a quelle da personal trainer che già possiedo. Quindi mi sono iscritta e ora mi sto abilitando per diventare una trainer di Animal Flow. Ci sono diversi livelli, ovviamente inizio dal livello 1 e ho seguito il workshop e ora sono in fase di studio perché c'è un esame da fare a fine ed è devastante, cioè veramente veramente pesantissimo, perché ecco, una semplice differenza fra il corso che ho fatto e questo è la tecnicità del movimento, cioè prima era da una posizione di quad, girati e vai in crab, ok. Come lo fai non importa, cioè ci devi arrivare, invece qui devi ricordarti ogni singolo pezzettino, stacca gli arti insieme, sali con il tallone, gira, poggia insieme, cioè è molto più tecnico, molto più difficile. E poi quando all'esame vanno a valutare, guardano, noi dobbiamo mandare un video, loro guardano frame by frame se fai ogni singola cosa, il collo, il piede, lo sguardo, la mano, quindi sarà veramente difficile, quindi devo studiare tanto. Quindi ora sono in fase di studio e lo faccio nei momenti in cui essenzialmente non registro, oppure faccio un giorno registrazioni, e oggi è un giorno in cui non registro per Bloomwell, ma ho deciso che adesso mi metto a fare un po' di pratica, quindi facciamo un po' di backstage. Morta, c'ho l'upper che sta per esplodere.
Adoro, adoro profondamente. Pranzo, ti prego, mangiamo, Silvia, mangiamo. Allora, non ho registrato il pranzo, ma ho mangiato una cosa molto molto simile a questa che avevo filmato per Instagram con il couscous avanzato da ieri sera, delle verdure, in realtà io non ho utilizzato questa volta i broccoli perché essenzialmente non ci sono più e ho usato del radicchio e i legumi, sono legumi secchi, questi sono fagioli di soia e mung. Io ho preso quelli di Mung e praticamente li avevo tirati fuori ieri sera e li ho cotti in 10 minuti in pentola a pressione. Adoro profondamente. E poi sopra della tahin. That's it, questo è stato il mio pranzo. Pausa da lavoro, call, eccetera, faccio merenda. Io non faccio sempre merenda ogni giorno. In realtà dipende, soprattutto dipende da che cosa ho a disposizione, cioè se non ho niente che mi attira per merenda, tendenzialmente non mi va. Ma l'altro giorno, siccome avevo delle banane che stavano andando in decomposizione, erano veramente tutte tutte nere, ho fatto il mio amatissimo e rifattissimo, perché l'avete fatto veramente in tantissimi in questi anni, banana bread. Yes, troppo felice, l'ho rifatto e quindi che fai? E ti fa venire voglia, cioè se ce l'hai, che fai? Non lo mangi? Sì, quindi sì. Ora, banana bread parfait. Prendo il mio banana bread che conservo in frigo, quindi se lo tiro fuori meglio, visto che altrimenti poi è troppo freddo e non sa di niente. Taglio delle fette di banana bread, le metto in una ciotola, alterno degli strati di yogurt e burro di frutta secca, io mandorle perché io amo il burro di mandorle. Basta, that's it, banana bread parfait. Hashtag gustoterra. Mi esalto veramente per poco, molto poco. Sembra quando fai il pandoro a fettine ci metti dentro la cosa di mascarpone, uguale. Oggi pomeriggio ho terminato di lavorare, stavo per ributtarmi e continuare a lavorare perché la vita da imprenditore o libero professionista ti dà tanto, ti dà tantissima libertà, però toglie anche molto perché devi veramente diventare bravo a gestirti l'equilibrio tra lavoro e vita. E devo dire che in quest'ultimo periodo non sono assolutamente brava perché Bloomwell richiede tantissimo impegno, tantissimo tempo. Sono felicissima di farlo, però sono stati mesi in cui veramente mi sono sentita con l'acqua alla gola ed è probabilmente per un mio limite, dovevo imparare a organizzarmi meglio, essere più efficiente e più efficace, cosa che mi sembra di aver acquisito in questi 3 giorni perché sono 3 giorni che termino le mie cose alle 6 e dico: ma io ho fatto, cioè le altre cose poi le faccio domani. Non so, vabbè, quindi mi stavo per buttare sul lavoro e poi ho detto: no, basta, chiudo tutto e ho detto: vado a fare una passeggiata, però basta passeggiare, cioè in realtà io non avevo voglia di andare a fare una passeggiata, io volevo stare fuori e in realtà volevo leggere. E poi mi sono ricordata, cioè mi sembra assurdo, che abbiamo un piccolo cortile qua davanti con un giardinetto e le sedie e quindi potevo stare fuori a leggere. Un genio. Quindi sono uscita e poi è stato molto carino perché è venuta una ragazza qua nostra vicina e qui siamo tutti un po' vicini, cioè amici, no? Perché è un ambiente molto particolare, queste case terracielo dove il corridoio, il cortile è condiviso, quindi è un bel vicinato, insomma, non è il tipico vicinato milanese. E quindi ci siamo messi a chiacchierare, è stato veramente molto bello. E ora è l'ora di cena, sono le 8 e un quarto e iniziamo a preparare una delle mie cene preferite, io adoro profondamente, sono i fagottini di pasta fillo. Ve li ho fatti vedere in versione vegana, quindi frullando il tofu con le verdure, creando questa crema e poi farcendo i fagottini, ma questa sera li farò utilizzando la spalmabile, quindi tipo Philadelphia, noi questa qua la prendiamo al Lidl, ha degli ottimi valori nutrizionali, ricca in proteine, quindi
mi costituisce la fonte proteica per questa cena, anche se penso di fare degli edamame a parte, perché io amo gli edamame, sono una droga e non riesco a non mangiarli. Quindi farò un pochino di edamame a parte e faccio i fagottini con la rucola, secondo me è tipo, buonissimi. Quindi iniziamo l'assemblaggio, perché altro non è, perché ho fame. No! Saranno un po' spicy. Mm.